Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Palia e in questo video andremo a vedere come aumentare lo spazio nel nostro deposito. Quindi come aumentare la capienza di queste casse qui che vedete. Come potete vedere, io sono a 6600 pezzi che posso andare a mettere nel mio deposito generale. E in più ho altre tre casse dove posso andare ad inserire altre 300 unità di oggetti che non voglio utilizzare, che voglio tenere lì per scorta, per qualsiasi motivo, insomma. Utilizzando questo deposito, noi non corriamo il rischio di, magari cucinando, utilizzare una spezia particolarmente rara che vogliamo tenerci per una ricetta in particolare. Magari non ce ne accorgiamo, se la teniamo nel deposito generale, che è questo, rischiamo di utilizzarla senza volere. Invece, nella cassetta di sicurezza siamo tranquilli e non rischiamo appunto di consumare cose inutilmente e senza accorgercene soprattutto. Detto questo, prima di partire con il video e dimostrarvi come aumentare lo spazio del vostro deposito generale, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere, lasciare like e poi, come al solito, giovani, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli abbonati al canale. Grazie veramente di cuore per il supporto. Vi ricordiamo che se volete abbonarvi al canale, sotto al video trovate il tasto, ci sono tre tier e ognuno di essi vi darà vantaggi diversi. Qualora vogliate sostenere il nostro canale attraverso i vostri acquisti, potete utilizzare anche il link di Amazon, lo trovate in descrizione e nel primo commento pinnato. Se volete, in descrizione trovate anche il nostro gruppo Telegram e il nostro canale Discord. Grazie ancora per tutto il supporto che ci date. Ora possiamo continuare con il video. Ora, tornati qui al video, in queste casse, come potete vedere, queste particolari casse sono diverse dalle casse base che abbiamo all'inizio. Questo perché? Perché abbiamo la possibilità di andare ad acquistare altre casse che hanno un'ampiezza maggiore al loro interno, quindi vi vanno ad aumentare lo slot del deposito generale. Dove le acquistiamo e soprattutto quanto caspita costano, maledetti. Ci spostiamo in città. Siamo qui in città ed entriamo nel negozio di arredamento di Tish. Troviamo anche lei. Ciao, giovinotta. Interagiamo qui con il registratore di cassa e qui ci si aprirà un menu. Se noi scorriamo in fondo oppure andiamo su ricette, possiamo notare che ci sono degli altri lockbox da andare ad acquistare, quindi delle ricette per andare a costruire questi altri contenitori. Questo è quello base, scusate, ed è il primo che ci viene dato. Poi con 25.000 gold possiamo acquistare quello che ho io in questo momento e poi con 100.000 bomboloni possiamo andare ad acquistare quest'altra chest che ci servirà appunto per andare ad ampliare il nostro inventario. Ora, io qui ho 100.000 bomboloni. Mi fa male al cuore, giuro, mi fa tantissimo male al cuore spenderli ora, ma per amore della causa compreremo subito la ricetta dell'Iron Storage Chest. Così vi faccio anche vedere che potete, come potete costruirli, e potete costruirli senza stare a pensare: oddio, adesso la roba nelle mie casse, dove la metto, come faccio, devo prendere. Vi spiego tutto. Quindi acquistiamo anche questa ricetta, l'animaccia vostra, quanto siete cari, e torniamo a casuccia. Siamo tornati a casa e per andare a costruire la nostra chest più capiente, basterà aprire il menu e andare qui, pronto da preparare. Questo è il primo, vedete, perché abbiamo i materiali. Questo è il secondo e questo è il terzo, e ci richiederà appunto il livello 2 della chest stessa, quindi il progetto precedente che costa 25.000 monete. Come fare? Ovviamente non andiamo a ricraftare il tutto, ma andiamo semplicemente a prendere una chest da qui. La prendiamo, quindi spingiamo CTRL, poi andiamo a spingere G, la mettiamo nel nostro inventario e andiamo
a interagire con il banco da lavoro e non con le chest. E ora possiamo andare a craftarla. Servirà del ferro, servirà dell'asse di durame, molto molto semplice da farmare tutte e due nella zona di Bahari Bay. Andiamo a craftare la nostra chest e ovviamente questo non ci andrà a togliere le cose dal nostro deposito, quindi state tranquilli, potete prendere la chest senza nessun problema. Se noi adesso la andiamo a aprire, abbiamo 7025 slot per il nostro deposito generale e quindi ora farò lo stesso con tutte le chest che ci sono qui, in maniera tale da andare a portare il nostro deposito generale a una cifra, insomma, quantomeno più gestibile per chi è abituato o comunque si diverte a farmare molto e a tenere tanto tanti oggetti dello stesso oggetto. Ecco, scusate un po' la ripetizione della parola, ma se vi piace effettivamente farmare e mettere da parte per avere sempre comunque a portata di mano quello che vi serve senza dover fare avanti e indietro, ma portando le chest praticamente a livello 3, si può dire, perché sono 3 step, avremo comunque molta molta più malleabilità e saremo molto più tranquilli. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima.